Pace, grazie, buongiorno a tutti. Elisa mi scrive: Caro Mario, potresti fare un video sulla franchezza? Che cos'è che intende la scrittura realmente? E perché nella Chiesa alcune persone, con la scusa dell'essere franchi, non hanno tatto e dicono quello che pensano senza pensare minimamente alle ferite che possono provocare, soprattutto nei confronti delle donne? Grazie in anticipo. Se mi vorrà rispondere, scusa la domanda sciocca. Carissima Elisa, la tua domanda non è assolutamente sciocca. Anzi, proprio in questi tempi sto interagendo con un paio di sorelline che continuano a pubblicare cosiddette parole profetiche, in virgolette, sul mio gruppo di Bosco La Mangiatoia. Mi dirai, cos'ha questo a che vedere con la franchezza? Beh, vedi. Io penso che il lasciapassare al quale queste sorelline e le persone di cui tu parli si appigliano sia proprio il concetto di quanto sto per dirti non viene da me, ma è da parte del Signore. Se non ti va, prenditela con Lui. Io faccio solo il mio dovere. E dopodiché procedono con lo sparare frasi fatte del tipo: torna al tuo primo amore. Ravvediti se no rimuovo il tuo candelabro, credi in me e otterrai tutto ciò di cui hai bisogno ora, che regolarmente iniziano con queste parole. Così dice il Signore. Oh, io capisco il desiderio di queste persone di dare un certo peso spirituale a quanto vogliono dire, ma il momento che parti con la frase "Così dice il Signore", o parola profetica, mi rimuovi completamente dalla scena. Annulli la mia presenza nell'equazione, demolisci qualsiasi possibilità di partecipazione. Praticamente mi dici: state zitto e ascolta cosa ti dice Dio attraverso me, chiaramente. Oh, alcuni arrivano perfino a dire, e questo l'ho sentito con le mie orecchie, ad una donna che hanno appena conosciuto in un incontro, tra virgolette, profetico: hai un demone e hai bisogno di essere liberata. Seguite immancabilmente dalla formula magica, così dice l'Eterno. Se l'ha detto il Signore, cosa posso fare io? Devo solo abbassare la testa e cercarmi il guru del momento che mi può liberare, guarire o guidare con un'altra parola profetica. Sì, perché Giovanni 10:27 che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Romani 8:14 che dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. 1 Giovanni 2:27 che ci assicura: l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. E quelli non bastano. Ci vuole anche l'apporto del profeta di moda, che ci deve dire cosa fare, quando farlo e come farlo. Perdonatemi se sembro un po' severo su questo, ma non riesco proprio a sopportare questo tipo di insegnamenti che abbandona la grazia della presenza di Dio in ogni credente e ripresenta il Vecchio Testamento dove per poter udire la voce di Dio avevi bisogno di un intermediario. Forse non è più il rabbino o il sacerdote o chi per esso, ma adesso abbiamo il così dice Signore a guidarci. Scusa, ma non sarebbe meglio limitarsi a un "questo è ciò che penso io", o "forse potresti fare così", o "magari sento nel mio cuore di dirti", oppure "non vorresti prendere in considerazione", o qualcosa del genere? Non pensi che sarebbe un po' meno, diciamo, immodesto accollarsi una tale posizione di portavoce di Dio? Vediamo un attimo cosa dice la scrittura circa la parola profetica. 2 Pietro 1,19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Nel contesto di ciò di cui parlava Pietro, questa parola profetica non è altro che la rivelazione della rema
nella parola di Dio. Questo vuole forse dire che non esistono profeti o doni profetici? No, ma sia i profeti che i loro doni sono fermamente piantati sul concetto che Paolo espone in 1 Corinzi 14,3. Chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Quindi, il cuore di qualsiasi messaggio che si può pensare possa provenire dallo Spirito Santo per altri deve essere per poterli edificare, esortare e consolare, mai condannare, giudicare, minacciare o prognosticare eventi futuri. Non dobbiamo dire la verità? Sì che dobbiamo, ma completamente battezzata in amore, piena di sensibilità e ricoperta di grazia. Questa è la franchezza di Cristo. Questo è quanto penso io. Efesini 4, dall'1 al 3, dall'annuncio. Ecco perché posso e voglio incoraggiarvi a percorrere quella strada sulla quale Dio vi ha chiesto di viaggiare. Ne vale la pena. Questo non vuol dire però che voi lo facciate con arroganza o pensando di potercela fare da soli. No. Se uno inciampa, aiutatelo a rialzarsi. Se uno non cammina veloce come voi, fermatevi ad aspettarlo. Se uno è stanco, offritegli una spalla su cui appoggiarsi. Se uno sbaglia strada, controllate insieme la direzione giusta. Fate tutto in uno spirito di cooperazione e di appartenenza allo stesso spirito. Siete tutti stati chiamati per fare la stessa strada nella stessa direzione. Questo è cosa penso io. Un abbraccio, Elisa.